Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Ieri ho fatto il video sul tutorial della pirocinesi. Tempo fa, se ricordate bene, ho fatto il tutorial della telecinesi. Poi un tempo feci anche il tutorial dello psyball. Non so se vi ricordate. Adesso vorrei fare un altro tutorial su come ottenere un altro potere mentale, la scrittura automatica. Forse non tutti conoscono la scrittura automatica, altri invece credono di conoscerla, ma non gli funziona mai e quindi dicono che è una cosa finta. Dipende da cosa credi. Se ci credi, si avvera. Quello che vi sto facendo della scrittura automatica, per il tutorial occorre un foglio di carta e una penna. Allora, noi ormai abbiamo un foglio di carta e una penna. Le regole sono sempre quelle. Prima, crederci. Uno, crederci. Secondo, meditare. Terzo, concentrarsi. Quarto, non pensare a niente. E il quinto, aspettare, essere pazienti. Bene, anche se qui è tutto bagnato, io proverò a farvelo da qualche parte, questo breve tutorial. Purtroppo si bagnerà perché qui, per volere di Dio, piove, quindi lo dovrei fare qui, anche se è più comodo appoggiarlo su una parte dove può toccare, dove scrive meglio. Allora, ah, ecco, sta ancora in carica. Prima di tutto, stare così. Adesso non fa niente. Ovviamente adesso si inizia a vedere qualcosa, o forse è meglio così, forse si vede qualcosa adesso. Andando a scrivere questa penna, fare dei gesti così, ovviamente non è che lo devi tenere lento così, sennò certo che non succede niente. Non vi aspettate che una mano magica vi prenda la penna e vi scriva qualcosa. Non tenete proprio così la mano, proprio che vi aspettate che deve venire un angelo oppure una mano magica a scrivervi qualcosa. Fare semplicemente così. E poi ogni tanto fartevi qualche domanda. E succederebbe automaticamente che si scrive qualcosa. Ovviamente vi fate una domanda su voi stessi, oppure sull'andamento climatico, sull'andamento politico o quello che volete. Una domanda anche sul vostro futuro, perché molte persone si fanno le domande sul futuro scrivendo, come vi ho fatto vedere prima, scrivendo così. Prendete una penna che scrive, non questa, scrivendo così, poi vi fate una domanda, tutto ad un tratto iniziate a fare così, così, degli scarabocchi, e succederà che si scrive una frase. Quella frase che si scrive è la risposta del vostro destino, per chi ci crede. È la risposta del vostro angelo custode, che esistono realmente. Queste persone qua, questi angeli custodi, sono i messaggeri di Dio che vengono dati dal momento della nostra nascita fino al momento della nostra morte per badare a noi stessi, per portarci sulla dritta via. Quando fate la domanda a
al vostro angelo custode, è possibile che istintivamente si può scrivere quella frase per voi, ovviamente per chi ci crede. Dovete crederci profondamente e anche aspettare e meditare, essere pazienti. Non è che il primo giorno che lo fate già vi esce, oh che bello, ci vogliono anni ed anni prima di farlo. Facendo quegli scarabocchi che vi ho fatto vedere, si può scrivere una parola che riguarda il vostro futuro. Prendete tutto quello che vi sto dicendo, appare di teoria o favola moderna. Adesso vi saluto anche perché stanno gente che mi stanno osservando, manco se fossi una persona che parla da solo, tutti fissati nel mio paese. Un abbraccio immenso dal gran mitico.